Innanzitutto vi presento, questa lezione sarà duplice, durerà un'oretta, parlerò io una mezz'oretta e poi il professor Pasquale De Sena, che non soltanto perché è un amico mio da una trentina d'anni, ma non per questo, anzi malgrado sia un amico mio da una trentina d'anni, è un grande luminare, ma veramente non è un modo di dire, del diritto internazionale. Se digitate vedrete che non sto esagerando, non è la cosa, è veramente un luminare, cioè è uno dei maggiori internazionalisti di Europa, perlomeno famosissimo, conosciuto in tutte le accademie, professore alla Cattolica per chiamata, non so se mi spiego, e adesso professore all'Università di Palermo per andata, perché lui basta che fa così e lo chiamano Beadais, ed è un grande esperto di 3000 cose, tra cui diritti umani e appunto dignità dell'uomo. In realtà io l'ho un po' forzato, perché la dignità dell'uomo, come vedremo adesso, è un concetto ampio, complesso, antichissimo, ma che nel tempo ha avuto dei cambiamenti molto grandi, ha quasi cambiato di natura. Quindi parlare di dignità umana oggi è complesso, e la cosa migliore secondo me per capirla oggi, invece di fare io come facciamo sempre, no? Qual è il nostro metodo? È il metodo, che mi sta costando anche un po' caro, del parallelo fra il passato e il presente, fra ciò che il nostro tempo può chiedere al passato e ciò che il passato può rispondere al nostro tempo. Questa volta lo faremo molto di meno, perché? Perché lo fa lui. Io cercherò di presentarvi il concetto di dignità dell'uomo all'inizio dell'età moderna, in questo momento centrale che ha scritto lo spartito che l'Occidente ha cantato fino a ora, che ha istituito la civiltà che adesso sta crollando, no? Noi abbiamo impostato tutto come una crisi di civiltà. Questo concetto è un concetto antico, la dignità dell'uomo, è la prima cosa che mi interessa dirvi, perché serve, toglietele questi qua, infatti, perché serve a impostare molto bene anche il senso della nostra civiltà. La prima cosa importante da dire: la dignità dell'uomo è una dignità, è un'idea antica, molto antica della nostra civiltà, è un'idea del mondo classico, va bene, ciceroniana, fondamentalmente ciceroniana, ma sta anche nel diritto romano, no? Nelle grandi fonti del diritto romano che poi hanno alimentato, lo abbiamo visto nella prima lezione, no? Il Digesto, questa grande raccolta di diritto romano che è alla base della nostra stessa civiltà giuridica. Noi ancora adesso vendiamo case come lo facevano i romani, cioè secondo le tecniche del diritto romano, i precetti del diritto romano. Orbene, nel diritto romano c'è già la determinazione del fatto che l'essere umano nasce tutto uguale, cioè l'idea di uguaglianza naturale degli esseri umani non è un'idea necessariamente moderna, contemporanea, è un'idea che fa parte della nostra tradizione di pensiero nei suoi fondamenti più profondi, va bene? Poi uno potrebbe subito domandarmi, ma c'era la schiavitù, no? Nell'antica Roma, nel mondo antico, come fai a dire che? La schiavitù è un problema sociale e politico, ma l'idea, il principio che gli esseri umani fossero tutti uguali al momento di uscire dall'utero materno è un'idea presente nella nostra civiltà. Questo è molto utile sapere questo fatto per noi, perché la nostra civiltà sul piano proprio della storia, della cultura, della filosofia è sotto attacco. Studi ideologici aggressivi, questi famosi cultural studies, no? Gli studi culturali, queste filosofie anglosassoni aggressive, antiumanistiche, transumanistiche, cercano di minare la nostra identità gettando spazzatura sui nostri studi. E una delle cose che loro dicono sempre è che è tutta una spazzatura quello che noi facciamo, da Omero a Pasolini, perché sono tutti maschilisti, razzisti e quant'altro, va bene? E che la disuguaglianza è strutturale nella nostra cultura. Allora voi, quando vi dicono queste boiate, prendete il Digesto di Giustiniano, che è la legge romana, e sbattetegliela in testa, dicendo che una cosa è la storia come è andata, e una cosa è i grandi fondamenti del pensiero che sono nei cromosomi della nostra civiltà. La civiltà occidentale conosce l'uguaglianza alla nascita di tutti gli esseri umani fin dalle sue origini, praticamente.
Attenzione però, perché la dignità, come credo che il professor Desiri mi spiegherà ben meglio di me, è duplice. Riflettiamo su questa cosa. Io poi mi limiterò veramente a leggere poi questi un paio di pezzettini di due grandi scrittori del Rinascimento, cioè Edelitz e Leland Morel, che hanno parlato di questo. Però dobbiamo prima riflettere su certe cose. La dignità dell'uomo è duplice. Esiste una dignità naturale, di serie, di entrata, va bene, che è quella a cui ho appena fatto riferimento. Siamo tutti uguali alla nascita, lo sancisce la legge romana, siamo tutti uguali alla nascita, nasciamo uguali nel mondo, veniamo uguali, poi sono le circostanze che ci separano, però quindi c'è una dignità che possiamo chiamare inerente all'essere umano, va bene, che è inerente a noi. Questa dignità è importantissima perché è quella che stanno mettendo in pericolo diretto quando ti chiedono di perdere la sovranità sul tuo corpo, consegnare il tuo corpo e quello dei tuoi figli a una tecnocrazia. Ti stanno dicendo, no? Ti stanno dicendo che la tua dignità si è andata a farsi friggere. Poi però esiste un'altra dignità ugualmente importante, che invece adesso è poco di moda, che invece è la dignità degli antichi, la dignità principale, che è la dignità che si acquisisce con la formazione e con l'elevazione spirituale. Tutti siamo degni, però poi quando comincia l'agone della vita, la corsa della vita, allora ci sono alcuni che sono più degni, voi per età, voi per conoscenze, voi per capacità, riconosciutele dalla collettività, non c'è nessuna tecnocrazia. Attenzione, questo è un punto molto delicato che io sto dicendo, no? Perché sembrerebbe introdurre un elemento di disuguaglianza, certo, ma non è la disuguaglianza dovuta alla casta, dovuta alla nascita, all'aristocrazia di sangue, è quelle differenziazioni sociali che si creano in base alle conoscenze, al sapere, e che vengono riconosciute, cioè non è una disuguaglianza autoritaria, è l'autorità del professore con la lupa, è l'autorità del medico ippocratico, non di questi venduti, no? Del medico ippocratico con il paziente, è l'autorità del farmacista col cliente, è l'autorità del prete con il fedele, va bene? Tutta una serie di autorità che, se ci pensate bene, oggi stanno scomparendo. Adesso noi rischiamo sempre, in nome di una falsa uguaglianza astratta, di essere tutti quanti messi sullo stesso piano senza avere né più le differenze fra di noi. Il professore non conta più, deve usare delle griglie, deve fare i PowerPoint. Il prete nessuno l'ascolta, il medico si è venduto alle case farmaceutiche. Chi resta come autorità? La tecnocrazia, che ci propone i temi su cui dobbiamo per forza essere uguali. Per esempio ci propone, faccio un esempio molto, tutto questo lede la nostra dignità sociale. Ci propone per esempio uguaglianza e non guardare il culo a una ragazza, o viceversa. E tu sei uguale se hai fatto questo. Non hai più nessuna autonomia nemmeno di guardarti in faccia con la gente. Non hai autonomia di stabilire i tuoi rapporti con gli altri, perché non ti devi permettere. Se il professore esce dal seminato, che è quello che sta capitando a me, esce dal seminato e porta se stesso nella lezione, urta la sensibilità. E se la sensibilità si urta, tu non puoi parlare. Se vedete, tutto, ma proprio tutto, va nella direzione di togliere sovranità all'individuo. Prima hanno tolto sovranità alle democrazie nei territori e ora tolgono sovranità alla persona su se stessa e nei suoi rapporti personali. Quindi è una duplice, la parola dignità ci indica due cose. Una ci ricorda che siamo tutti uguali. La seconda ci ricorda però che nell'agone sociale è bene che ci differenziamo e che esiste una dignità sociale. Guardate, è molto banale, l'esempio io lo facevo con il liceo classico, che adesso è morto, non esiste più, adesso non c'è più niente, poi siamo nel posto, niente più è vero, sono tutti simulacri, tutte finzioni. Cos'era il liceo classico? Il liceo classico era quel meccanismo di promozione sociale per cui se eri portato, se eri bravo, se studiavi, potevi essere un poveraccio povero in canna, diventavi, come sto pensando a miei colleghi e miei amici, avvocato dello Stato o grande professionista. Gratis, completamente, ti davano anche i libri, ci poteva andare chiunque. E questo è il mondo che vi hanno tolto, eh? E questo è il mondo che ci hanno tolto. Noi dobbiamo fare i nessi con le cose.
Bene, questa è la premessa per capire perché mi interessa dedicare una lezione intera, che infatti non do all'università, una lezione intera sulla dignità umana, e cercare di parlarla in esprimerla in tandem con la contemporaneità. Però mi interessa per questo. Però c'è un terzo motivo, che è il più bello, cioè il momento dell'estetica, il momento del piacere anche, lo diciamo sempre, no? Recuperiamo il bello. E che cosa c'è di più bello, dice Sofocle, dell'uomo? Cosa di più meraviglioso dell'uomo? E allora, prima di entrare, diciamo rapidamente, in questi due testi che esemplificano questa esaltazione dell'uomo nella sua umiltà, non nella sua arroganza transumanista, ma proprio l'umanesimo è umiltà, l'umanesimo è senso del limite, il transumanesimo invece è perdita di senso del limite. Il transumanista è come un bambino pazzo, va bene, magari superdotato, intelligentissimo, però che non ha alcun limite, alcun senso della misura, alcun senso della realtà. Questo è il transumanismo. Invece l'umanesimo è complessità, è contraddizione, perché l'uomo è un legno storto. Guai se lo vuoi fare diritto, per forza, un legno storto, no? Spezzi, lo rompi, lo distruggi. Allora, qual è il punto? Da dove possiamo partire per capire la bellezza dell'essere umano e recuperare il bello dell'umano? Dell'umano che, attenzione, l'umano è sempre anche un po' divino, crediate o non crediate, c'è qualcosa di divino. È nella larva biologica e medicalizzata che loro vogliono che diventiamo, che non c'è più nulla di divino. C'è solo tenebra e paura, ma l'essere umano nella sua allegria è divino. Che cosa caratterizza l'essere umano? Allora lo hanno detto due grandi filosofi, ed è questo il nostro punto di partenza. Che cosa lo caratterizza? La parola e il volto. Il parlare e il volto. E pensateci bene, che cosa stanno attaccando, che cosa ci vogliono togliere? La parola, attraverso la minaccia del hate speech, yeah, America, sempre da là viene tutto lo schifo, no? Del discorso dell'odio, eh? La paura di essere tacciato di discorso dell'odio diventi censura. Quindi la parola è messa in discussione, il nostro libero uso della parola. Guardate che fra pensiero, questi sono studi neurocerebrali, fra parola e pensiero c'è quasi automatismo. Cioè tu come pensi così dici, va bene le parole? Se tu introduci un elemento di censura e di paura nel parlare, tu non solo fai una censura esteriore, diciamo, in quello che dici, ma alteri i meccanismi cerebrali. Cioè tu puoi portare le persone alla confusione linguistica e mentale se tu introietti questa cosa, che è quello che succede infatti lì, in quel postaccio da cui viene tutto il veleno che ci sta avvelenando. Quindi la parola è importantissima, da Aristotele a Quintiliano, è il segno che noi siamo i signori dell'universo. Essere signori dell'universo non vuol dire essere dei cattivi inquinatori, come ci vogliono far credere gli inquinatori. Essere signori dell'universo vuol dire riconoscere la propria responsabilità rispetto al mondo e differenziare l'essere umano da tutto il resto del creato, perché l'essere umano parla e pensa. E poi c'è l'altro aspetto che è stato messo in luce invece da un altro grande filosofo francese contemporaneo che si chiama Emmanuel Maron. Se ho già fatto i 3-5, devo fare veloce. È Emmanuel Levinas, no? Un grande filosofo francese, che ci dice una cosa che poi tutto sommato è intuitiva. Come si stabiliscono i rapporti umani alla nascita? Che cos'è che vede quel bimbo steso sul letto che già ha la coscienza, già sente, e però non è capace di esprimere i sentimenti? Appunto, è un piccolo umano che vede degli umani enormi uscito dall'utero materno, quindi terrorizzato. Che cos'è che stabilisce la sua grammatica delle emozioni, il suo entrare nel mondo, il suo vincere la paura dell'oscuro, perché siamo macchiati, no? Macchiati dalla paura dell'oscuro. È lo sguardo, è il volto, è l'occhio ed è il sorriso. E che cosa ci vogliono togliere con l'uso chiaramente eterno, permanente della mascherina? Che cosa ci vuole? Quindi se ci pensate, andando al livello della dignità dell'uomo, cioè dei grandi archetipi antropologici della nostra meravigliosa e terribile civiltà, se andiamo a quello, noi vediamo dov'è l'attacco. L'attacco è alla nostra bocca e ai nostri occhi, l'attacco è al nostro corpo e alla nostra anima, l'attacco è scalare
al nostro modo di impostare i nostri rapporti personali. Questo, hai capito, non c'è bisogno di scie chimiche, di 5G, ognuno la può pensare come vuole, l'attacco è già in atto, non c'è bisogno del microchip al quale pure stanno pensando, ti hanno già messo la mascherina e la paura di parlare. Allora, c'è un libro invece meraviglioso, scritto nel lontano 1452, quindi mo torniamo indietro, è un secolo importante perché è la base dell'età moderna, è lo spartito che poi ha cantato la modernità fino ad ora, nel bene e nel male, in questo caso ragazzi, nel bene. Perciò ho avuto piacere di far girare sui canali del coordinamento No Green Pass un testo difficile, complesso come l'Orazio di dignità, il discorso sulla dignità dell'uomo, il piccolo della mirandola, ma fa bene a tutti noi leggerla e tenercela e rileggerla. Però prima di questo i testi sono due. C'era stato un altro umanista, un grande umanista, poi l'ha vissuto a Napoli, la Fiorentina l'ha vissuto qua a Napoli, alla corte degli Aragonesi, che si chiamava Giannozzo, Giovanni Manetti, il quale nel 1452 scrive un libro che si chiama L'eccellenza e la dignità dell'uomo. Manetti non scrive il libro sull'eccellenza e la dignità dell'uomo così, perché si sveglia la mattina e vuole fare un esercizio retorico. Non esistono esercizi retorici nella letteratura, si scrive sempre per un motivo, si scrive sempre perché si vuole cambiare il mondo, non si scrive mai più solo per piacere, per sfizio. Allora Manetti scrive questo libro e dice lui, vediamo se lo chiappa, grazie, Rosa Marzia è un sostegno, dobbiamo sempre dirlo, in tante cose. Allora lui lo dice contro la svalutazione dell'uomo proprio della dogmatica medievale, va bene? Abbiamo parlato tante volte di questo potere che non è spiritualità, che è un potere, il potere ecclesiastico, il potere del dogma, il sapere teologico che orienta i comportamenti, in un parallelo col nostro mondo evidente, chiarissimo, preciso, no? E la lotta dell'umanismo è proprio liberarsi da questa dogmatica, liberarsi da questa dogmatica che vuole influire fino nei minimi comportamenti dell'uomo secondo i modi che avevano loro. E allora l'idea dell'uomo che è alla base della teologia medievale più retriva, più dogmatica, è l'idea dell'uomo squalificante. L'uomo fa schifo. L'uomo è imperfetto, ma non imperfetto gioiosamente imperfetto, ma imperfetto da far schifo, da non avere senso la sua vita, da dover orientare la sua vita soltanto verso un al di là e mai verso la gioia dell'aldilà. E fa schifo sotto tutti i punti di vista, viene al mondo fra le feci e il sangue, se ne va del mondo fra le lacrime, le feci e il sangue, e nel frattempo è pieno di debolezze, di malattie, di sofferenze che gli rendono la vita impossibile. Questo è un tipico trattato medievale scritto da un papa all'inizio del XIII secolo. Vabbè, è il pensiero dominante. Ma l'uomo fa schifo anche per l'anima, perché quanti sono i mali dell'anima? La paura, la speranza, la gioia, l'allegria, sono tutte cose stigmatizzate dalla Chiesa medievale, che cerca la sofferenza, che cerca l'oscurità. Ovviamente non parlo, ripeto, non parlo di tutta la Chiesa medievale, ci sono i grandi mistici del Medioevo, però parlo piuttosto della dottrina, del pensiero dominante, di quello che domina nelle università. Se la vogliamo mettere con una battuta, la Chiesa medievale è, rispetto alla religione, alla fede, alla spiritualità, quello che oggi chiamano la scienza è rispetto al vero sapere. Beh, quella che ci stanno proponendo è una dogmatica che vuole influire sul comportamento. La scienza è una cosa seria, complessa, lenta, che ha grandi riuscite, che ha grandi cammini, grandi errori, grandi ritorni indietro e anche grandi vicoli ciechi. Non dimentichiamo mai Einstein, che scrive al presidente degli Stati Uniti dicendo: la ricerca sull'atomica non si dovrebbe fare, perché ci sono ricerche che forse è meglio non fare. Forse un piccolo sano luddismo settoriale, questo intelligenti Paola, non sarebbe male. Quindi lui reagisce a questo e sentiamo come reagisce. Dice Giannozzo, questo non ce l'avete, ve lo leggo io perché è più semplice da comprendere. Cominciano al corpo,
E dico che ci sono stati molti uomini che pensavano che il corpo dell'uomo, per la natura nudo e indifeso, sia così fragile, guardate bene, che così debole, così caduco, da non poter sopportare senza aperta e manifesta offesa il freddo, il caldo, la fame, la sete e altre molestie. Se poi si abbandona al riposo, al sonno, ecco che, secondo questi signori, di nuovo si indebolisce, viene meno, si corrompe. Questi signori affermano inoltre che le cose che più piacciono al corpo e senza le quali non potrebbe vivere, gli sono dannose e mortali. Infatti il suono alto improvviso, la luce soverchia, un odore cattivo, un sapore amaro, un duro contatto, secondo queste idee, produrrebbero un grande indebolimento degli organi. Guardate, ci sono dei tecnocrati medievali che anche loro dicono come ti devi comportare se no ti ammali. E non puoi leggere, non puoi godere, non puoi mangiare. La veglia come il sonno, il cibo e la bevanda sarebbero anch'essi mortali. Il mutare delle acque, infine il variare della qualità dei vini e il soffio dei venti, le cause più lievi, le minime offese, sempre renderebbero infermo il corpo umano, essendo esso costituito e intessuto di elementi minimi e instabili. Allora, voi capite che questo ci insegna che la reazione umanista non è nuova, quella di adesso, cioè che all'inizio della nostra civiltà moderna una tecnocrazia piena di dogmi voleva e riuscì a stabilire regole di comportamento basate su una falsa protezione del corpo e sulla squalifica del corpo, e l'umanesimo viene a ricostituire la bellezza del corpo e dell'anima nella loro unione. Non esiste, dice l'umanesimo, uno spirito separato dalla corporeità. E non esistono, non è degno, appunto, un corpo separato da una spiritualità. È pura materia. È esattamente l'unione di queste cose. Ho diviso, dice lui, l'intera opera in quattro libri. Quattro libri vuol dire più che altro quattro capitoli per gli antichi. Va bene? Non per caso, ma per un'attenta e precisa riflessione. Infatti, avendo considerato le singole doti del corpo umano e poi quelle dell'anima e infine di tutta l'umana persona, lui dice in latino totus homo, cioè l'uomo intero, bene, mi è parso conveniente a una maggiore dignità dell'argomento e a una più chiara e piena conoscenza di tutto distribuire la materia per capitoli, per libri, per spiegarla più appropriatamente. Nel primo libro ho parlato delle doti egregie del corpo umano. Nel secondo libro dei singolari privilegi dell'anima razionale. Nel terzo delle straordinarie proprietà di tutto l'uomo. E avendo fatto questo nei primi tre libri, mi piacque aggiungerne un quarto, in cui confutavo quello che vedevo scritto da molti autori in lode della morte e della miseria dell'uomo, perché non ignoravo che tutto ciò contrastava con le mie idee e col mio libro. Quindi esplicitamente lui sta dicendo che va contro coloro che parlano in lode della morte e a favore della miseria dell'uomo. La grandezza dell'uomo, e passiamo subito a chiudere con Pico, la grandezza dell'uomo sta quindi nella rivalutazione della sua corporeità, della sua individualità, della sua spiritualità e della sua, attenzione, responsabilità. La responsabilità per l'insieme del creato. L'essere, gli altri esseri animati fruiscono del creato. Va bene? L'unico che invece ha la responsabilità di curare il creato e di creare nel creato è il grande creatore, il grande poeta, perché poeta vuol dire creatore, viene da poiene, vuol dire fare, va bene, il grande poeta del mondo è l'uomo, meravigliosa cosa è l'uomo che loro vogliono distruggere nella sua infinita ricchezza e varietà, e la sua responsabilità sta proprio nel costruire le città, costruire le tecniche, addirittura nella varietà delle lingue, cioè la bellezza dell'umano sta nella sua capacità creativa e nella responsabilità che è inerente al suo rapporto con la natura.
Questo ve lo dico perché l'attacco sta arrivando e sono già arrivati a colpevolizzarci dicendo che noi lasciamo una traccia biologica, cioè che noi, che il nostro passaggio nel mondo è come spazzatura. Quando sentirete questi maledetti transumanisti che dicono la tua traccia biologica si può quantificare, la spazzatura che tu produci, i rifiuti che tu produci, ti stanno colpevolizzando e tu gli dovrai rispondere: io sono il Signore dell'universo, Signore responsabile, io non lascio nessuna traccia biologica, io ho il diritto di stare nel mondo. Pensiamoci alle ossessioni eugenetiche delle elite internazionali, pensiamoci, perché ci sono e sono dichiarate e si basano proprio su quello che il nostro umanesimo ha distrutto a suo tempo. La modernità, la nostra civiltà è nata, quella che noi conosciamo, sulla distruzione di questa sfiducia nel corpo, di questo odio per il corpo umano e per l'uomo, per totus homo in generale, va bene? L'uomo è animale sociale e civile, dotato di ragione e intelligenza, e queste qualità va aggiunte la mortalità in questa vita, dice Giannozzo. La mortalità in questa vita, la tua forza è sapere che c'è il tuo limite, ed è lì che loro giocano sull'idea e sull'illusionismo di una specie di vita eterna, ovviamente impossibile e irraggiungibile, di difesa adamantina della vita biologica. Maledetti, mille volte maledetti. In hac vita secolari e l'immortalità dopo la resurrezione della carne, che è un'altra questione sulla quale però mi permetto di non entrare. Veniamo alla fine, 30 anni dopo. 30 anni dopo, in realtà ho poco da... ho già detto tutto, come diceva Peppino, ho detto tutto. Quindi ho poco da dire, ho solo da godere con voi di come un grande umanista, più famoso di Giannozzo Manetti, molto più famoso, uno degli uomini considerati più intelligenti della storia umana, per la sua memoria prodigiosa, per la capacità prodigiosa che aveva di ricordare libri interi, che è, infatti ancora mo si dice, no, Pico della Mirandola. Secondo me lo abbiamo sentito nominare un po' tutti, perché Pico della Mirandola era questo qua genialoide, no? Che è uno che poi è morto a 32 anni, un personaggio molto particolare che viveva alla corte di Lorenzo il Magnifico a Firenze, un grande umanista, che aveva la particolare di conoscere il latino, il greco, l'ebraico, nozioni di aramaico, e ovviamente le lingue volgari. Allora un giorno Pico, in nome dell'umano, presentendo che l'umanità stava andando occidentale verso le guerre di religione, che è un'altra arma del potere, no? Metterci a fare la guerra fra di noi, presentendo che il mondo andava verso le guerre di religione, tentò di fare una cosa assurda che non gli riuscì, cioè di mettere d'accordo con 900 conclusioni filosofiche tutte le religioni e tutti i credi filosofici del mondo conosciuto, 900 conclusioni, lui le chiama, in latino chiamò le conclusioni, figuratevi, non le ho lette nemmeno io tutte le 900, quindi per dirvi quanto è complicato avere 900 conclusioni, dove lui cerca di proporre infatti un umanesimo universale, che è un tentativo che adesso stiamo cercando di fare con il professor Miraglia, di creare un grande campus umanistico di ponte fra Oriente e Occidente, stiamo cercando di fare questa cosa. È difficile, ma ci stiamo cercando, con un'accademia che si è fondata, che si chiama Il Nuovo Vivario, che è proprio sulla sua idea. Nello scrivere le 900 conclusioni, Pico, che sono un testo filosofico, vi ripeto, illeggibile, difficilissimo, Pico però premette una paginetta che è sulla grandezza dell'uomo. E Pico ci viene a dire una cosa bellissima, che non avrebbe potuto dire senza il suo predecessore Giannozzo, perché ce lo ricordiamo, no? Il corso è impostato su questo, la tradizione è fatta così, è una catena, non dici quello di dopo se non hai riflettuto su quello di prima, ma non è che riprendi pedissequamente ciò che è detto prima, ma ti confronti con ciò che è detto prima. Fatto sta che Pico può scrivere quello che scrive, può fare questa esaltazione meravigliosa proprio sulla base del Manetti, cioè una volta rivalutato il corpo, una volta rivalutata l'anima, cioè lo spirito, va bene? Ha questa sconosciuta, no, alla postmodernità, l'anima, una volta rivendicato tutto questo, tu puoi procedere a un'altra sfida per lui. E sapete qual è la sfida? Poi ce la leggiamo e chiudiamo.
la sfida è questa. Lui ti dice: tu non sei né un angelo né una bestia. E infatti è vero, no? Noi non siamo né angeli né bestie, non siamo né sovrannaturali né infraumani, siamo tutti esseri umani. E allora lui insiste sulla tua responsabilità dicendo: sta a te diventare un angelo, non sarai mai un angelo, non ti preoccupare, ma sta a te diventarlo, elevarti o abbassarti a essere una bestia. Dipende solo da te, dipende da una scoperta moderna, perché è una scoperta moderna, è una scoperta del cristianesimo che ha dovuto riflettere con se stesso, che si chiama e che è il baluardo che noi stiamo difendendo. Non ci inganniamo, è la vera posta in gioco. Vedete che non ho parlato mai di Covid, di vaccini, non è quello. La vera posta in gioco si chiama libero arbitrio, che non è un dato che ci ha dato Dio una volta e per tutte, è il frutto di una dura riflessione, di un confronto terribile, perché in effetti il dogma ecclesiastico ti toglierebbe il libero arbitrio. Se Dio ha già deciso tutto, come nel Dio eretico dei protestanti, il Dio eretico dei protestanti non perdona, ha già deciso il tuo paradiso e il tuo inferno, è un Dio cattivo. Il nostro Dio ti perdona fino all'ultimo minuto, perché è l'espressione della nostra civiltà. Ci credi o non ci credi, sto dicendo l'impostazione. Ti perdona fino all'ultimo minuto. Quando stava morendo Malaparte, o quando morì Togliatti, andò il prete vicino. Allora i giornalisti chiedevano al prete: si è convertito, si è convertito. Il prete fu molto abile, disse: lo saluto. È un affare fra loro due. Io non lo posso sapere. Va bene? Perché esiste il libero arbitrio? Che allora, di fronte a queste decisioni divine, la civiltà occidentale ha riflettuto con sofferenza, con difficoltà, e ha trovato il sistema per dire che no, che Dio ha fatto il mondo, ma che su questa terra le scelte sono nostre. Ci sono voluti, come vi devo dire, sangue e sudore filosofico per arrivare a questa idea, che diventa concreta proprio nel 400, all'inizio dell'età moderna. La sovranità sull'essere umano, la maggiore età di cui tre secoli dopo, rifacendosi a questo, Kant definirà l'illuminismo, è uscire dalla minore età, diventare liberi nella scelta. E allora Pico, due secoli, perché era pure già da San Francesco, che cosa ci dice? Dice: sei davanti alla responsabilità del tuo libero arbitrio. No, non puoi sperare nella prescienza divina e neanche nel miracolo di Dio. Statti. E allora dice, io ho sottolineato, mi sono permesso di sottolinearvi in giallo le parti che ci interessano, su cui chiuderemo. Nulla scorgeva più splendido nell'uomo. E con questo detto concorda il famoso Ermete: grande miracolo è l'uomo, o Asclepio. Che è ancora più interessante, perché Asclepio è il medico per eccellenza, è il fondatore della medicina. Allora tu dici al medico, dicendogli di sapere i suoi limiti: grande miracolo è l'uomo, che ricorda anche il detto di Sofocle: meravigliosa cosa è l'uomo. E poi più giù te lo dice: finalmente l'ottimo artefice, cioè Dio, bene, al momento di creare, crea tutto il mondo. Poi dice: ma ha creato tutto il mondo Dio, e chi è che lo godrà questo mondo? Chi è che lo descriverà? Chi è che creerà su questo mondo? Devo creare l'uomo. L'uomo è quella cosa che si differenzia da tutte le altre, perché c'ha la ragione. Allora il mondo che Dio aveva creato se lo gode, ci costruisce sopra, lo migliora. Dio ce lo ha dato, Dio, la natura, chi per lui. Non entro nelle vostre credenze interiori. Mi piace dire Dio, perché c'è qualcosa di divino anche nella natura, anche se non credi in Dio. Io non lo so se credo o non credo. Non so se credo, certamente spero. Non ti ho dato, Adamo, né un posto determinato, né un aspetto tuo proprio, né alcuna prerogativa tua, perché in quel posto, quell'aspetto, quelle prerogative che tu desidererai, tutto appunto secondo il tuo desiderio, il tuo consiglio, tu ottenga e conservi. La natura determinata degli altri
è contenuta entro leggi da me prescritte. Tu te la determinerai da nessuna barriera costretto, secondo il tuo arbitrio, alla cui potestà ti consegnai. Sei libero. Ti posi nel mezzo del mondo perché di là tu meglio scorgessi tutto ciò che è nel mondo. Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso, quasi libero e sovrano artefice, tu ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che tu avessi prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti, tu potrai rigenerarti secondo il tuo volere nelle cose superiori che sono divine. Ecco, quello che siamo chiamati a difendere è questo, è il nostro libero arbitrio e la nostra umanità contro il transumanismo a favore dell'umanismo. Buonasera a tutti, grazie a Guido Cappelli di avermi invitato. Diciamo che non è facile fare lezione dopo questo tipo di lezione, diciamo così, pieno di stimoli e di intelligenza. Perché io mi sono interessato del tema della dignità umana? Io faccio di mestiere l'internazionalista, cioè mi occupo di stati, di grossi enti che qualcuno vuole essere enti giuridici, qualcun altro vuole essere enti di fatto, come se fossero, diciamo, delle creature paragonabili a noi, ma aventi una diversa fisica. Io mi sono occupato di dignità umana fino al punto da scriverci un testo che non so se vedrà mai la pubblicazione, perché gli dirò poi perché, scritto peraltro in francese, per due ragioni di fondo. Perché un bel giorno, scartabellando sentenze, come spesso capita a chi fa questo mestiere, mi sono imbattuto in una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che parlava di dignità umana in senso oggettivo, e questa è una decisione che Guido conosce perché da lì è partita la mia ricerca con un contributo da lui pubblicato. Insomma, di che cosa si trattava? Si trattava del fatto che una società di diritto tedesco si era lamentata perché, anzi non era di diritto tedesco, in realtà i fatti si svolgevano in Germania, si era lamentata perché? Perché in alcune città tedesche a un certo punto viene vietata la pratica del gioco a uccidere. Gioco a uccidere che cos'è? Una stupidaggine, ne facciamo di molto peggiori noi senza andare in questi posti. È un gioco che si fa in un posto che si chiama Laserdromo, in cui c'è una persona con un... è tutto metaforico naturalmente, con un fucile laser che cerca di colpirne un'altra che gira in questo laserdromo e cerca di schivare questo. Bene, il sindaco, non mi ricordo bene, l'ho studiato bene ma non me lo ricordo più, di non so quale città tedesca, probabilmente di Dortmund, vieta questa pratica perché dice è contrario alla dignità dell'uomo ingegnati. Questa cosa va avanti fino al Consiglio di Stato tedesco, diciamo così, e tutte queste decisioni confermano la decisione del primo giudice. Dopo di questo, allora, la società che commercializzava tanto il gioco quanto i servizi per praticarlo si rivolge alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dicendo: ma scusa, ma questo che ha fatto il sindaco di Dortmund e che poi è stato ratificato dal Consiglio di Stato tedesco è conforme al principio della libertà di circolazione dei servizi? E perché chi produceva questo gioco, appunto non tedesco, commercializzava questi servizi, se li vedeva in qualche modo bloccati dalla decisione del sindaco di Dortmund avallata dal Consiglio di Stato in Germania? E la Corte di Giustizia Europea dice: ma tutto questo va bene perché queste libertà hanno un limite anche nel diritto dell'Unione Europea, no? Che è l'ordine pubblico. Allora io qui veramente sono trasalito perché ho detto: ma com'è possibile? C'è una nozione quale quella di dignità umana che si
riferisce alla tradizione della quale ci ha dato conto, sia pure parzialmente Guido ora, si trasforma in ordine pubblico, cioè nel suo contrario. Capito? Nel suo contrario. La seconda ragione è più, per così dire, tecnica. Nel leggere poi, a seguito, diciamo, di questo stimolo iniziale che mi fece indignare, alcuni contributi che erano stati dati, diciamo, nella letteratura di settore, mi imbatto in un ottimo contributo scritto da un autore inglese che poi ho conosciuto e che ho anche invitato a Milano, di matrice cattolica, Christopher McCruden, il quale dice, analizza questa enorme prassi composta da sentenze di tribunali interni, internazionali, e dice, alla fine questo concetto di dignità umana è una sorta di contenitore vuoto che serve fondamentalmente al giudice per dirimere conflitti tra diritti quando questi si pongano, per aumentare, per incrementare la tutela di diritti. Più o meno è questo, poi ci sono, diciamo, dei corollari abbastanza tecnici che vi risparmio. Allora anche qui sono pensati, perché? Perché dico, ma com'è possibile che una nozione così densa di significato, no? Anche, diciamo, non univoco, non necessariamente univoco, diventi una specie di involucro nelle mani di un operatore di un'istituzione pubblica, generalmente, no? Non siamo nel diritto romano e quindi i giudici non sono liberi professionisti del diritto, nelle mani di un corpo burocratico degli stati. Per carità, anche con dei risvolti di carattere positivo, naturalmente, ma pur sempre nelle mani di questo. E allora ho iniziato un po' a studiare e mi sono iniziato a porre il problema del se fosse stato possibile ricostruire invece questo contenitore come... Questa cosa è tanto più grave, ripeto, in quanto tutto il diritto internazionale del dopoguerra, del secondo dopoguerra, si ritiene essere fondato sulla idea del rispetto della dignità umana. E perché anche tutto il costituzionalismo del secondo dopoguerra si ritiene fondato su questa idea fondante, scusate il gioco di parole, anzi la ripetizione, la ridondanza. Tanto che il concetto di dignità sia stato depositato in una norma giuridica, come è avvenuto nella Costituzione di Bonn, e naturalmente non a caso, l'articolo 1 della Costituzione di Bonn recita che la dignità umana è inviolabile, tanto che questo non sia avvenuto, come è il caso per esempio della Costituzione italiana, dove noi non troviamo un esplicito riferimento alla nozione di dignità, ma che è tutta fondata, si dice, lo dico io naturalmente, sul principio cosiddetto personalistico, essenzialmente di matrice cattolica, ma che in realtà costituisce una sorta di mediazione tra la cultura cattolica dominante e la cultura, diciamo, marxista, insomma la sostanza del compromesso su cui la nostra Costituzione è fondata. E quindi questa duplice circostanza ancora, come dire, mi spinse di più ad approfondire. Che cosa ho trovato? Io non ho trovato molto in quello che ho cercato, ma ho trovato spunto per riflettere, per ciò che poi, diciamo, mi posso agganciare alle cose che sono state dette da Guido. Ho fatto una gigantesca ricerca volta a capire che cosa significasse dignità umana nella, diciamo, prassi internazionalistica, in atti normativi, sentenze di tribunali internazionali, sentenze di tribunali interni e così. E in effetti sono riuscito a scovare una serie di significati. Vi risparmio i precipitati giuridici perché in questa sede non ci interessano molto. Questi significati sono riconducibili a due grosse categorie concettuali. La prima è direttamente ricollegabile, per così dire, alla esperienza del secondo conflitto mondiale,
e significa essenzialmente questo. La espressione dignità umana viene utilizzata in questa enorme prassi per indicare, per denotare un livello minimo di trattamento, non diciamo precisamente definito, ma da definirsi in sede giudiziale, questo non c'è nulla di particolare, rispetto alla posizione individuale nei confronti del potere pubblico. Va bene? Cioè, dignità umana significa, un'altra volta, il riferimento alla nozione di dignità umana viene fatto per giustificare l'esigenza di un minimo di trattamento, di rispetto dell'individuo che il potere pubblico deve osservare. Questo si evince dalla nozione del divieto di tortura, ma soprattutto dall'applicazione di questi divieti a casi non previsti. Dunque siamo in un campo, se volete, tradizionale, perché questo è esattamente quello che è successo e, se volete, una relazione allopatica rispetto a quello che si è verificato nel secondo conflitto mondiale. L'abbassamento, e qui questo è un termine di Kierkegaard in realtà, dell'individuo, che è tipico, diciamo, modalità di azione, la tipica modalità di azione del potere pubblico dei totalitarismi del XX secolo, diventa, diciamo, il limite immarcabile nella tradizione giuridica che si inaugura a livello internazionale all'indomani del secondo conflitto mondiale. Io questa categoria concettuale, che è naturalmente molto più articolata di come io ve la dico, l'ho definita dignità umana in senso statico. Perché? Perché non allude minimamente alla dimensione dello svilupparsi della personalità umana, che invece è, diciamo, quello che è stato sottolineato tanto con riferimento a Giannozzo Manetti, quanto con riferimento a Pico della Mirandola da Guido Cappelli, al punto che il libero arbitrio non è altro, diciamo, che, come dire, la forma nella quale l'evoluzione deve necessariamente. E vedete, una cosa diversa da questo: qui abbiamo l'individuo considerato come una sorta di oggetto rispetto al quale il potere pubblico è ancora titolare di una potestà invasiva, ma di una potestà invasiva che deve trovare un limite. Questo limite è variamente denotato da questa espressione dignità umana. E esiste però un'altra possibilità di concettualizzare questa espressione, che è quella che si rifà invece alla dimensione del libero sviluppo della individualità. Nella fase che ho esaminato io, questa dimensione emerge perlomeno in due modi. Per un verso, come espressione dell'esigenza di non discriminare situazioni potenzialmente, categorie, classi di situazioni potenzialmente identiche o analoghe. Se andiamo a vedere la giurisprudenza tanto internazionale che interna in materia di orientamento sessuale, ce ne rendiamo facilmente conto. La discriminazione proveniente da legislazioni o da comportamenti dello Stato attraverso atti amministrativi, oppure ancora da comportamenti di privati sui quali lo Stato non veglia, viene spesso definita come una violazione del principio di dignità, intesa, attenzione, questo è un punto importante, come principio che tutela la stima di sé del soggetto transessuale, del soggetto omosessuale, delle categorie di soggetti deboli. Cioè, la
qui c'è un passaggio abbastanza sottile. La esigenza di non discriminazione non è direttamente figlia del principio di uguaglianza, inteso in senso aristotelico, no? Per il quale situazioni analoghe devono essere analogamente trattate e situazioni diverse devono essere diversamente trattate, ma è il prodotto di un principio che vuole che i poteri pubblici, direttamente o indirettamente, cioè uniformando l'azione dei privati, coltivino la possibilità che i soggetti che della comunità fanno parte a vario titolo coltivino la stima di sé. Questo è importante. Una seconda categoria di casi, che è soprattutto originata dalla prassi di paesi latinoamericani ed in particolare da una serie di sentenze della Corte Interamericana dei diritti dell'uomo, dà un'altra versione ancora di questa nozione di dignità, la riempie di un altro significato. La dignità diventa in questi casi veramente tutela del libero svilupparsi della personalità individuale, che non è semplicemente autodeterminazione, proprio è la intesa in senso contrattualistico, per così dire, è proprio la visione di una soggettività che si può svolgere nel corso del tempo nei diversi contesti in cui essa si situa, perché non esiste nessuna, diciamo, realtà data che non sia contestualizzabile, e neanche una persona. E qui, diciamo, mi sovviene, ma forse sbaglio, Spinoza, perché i riferimenti a cui tu ti sei, per così dire, abbinato. A che cosa si riferisce questa prassi molto interessante latinoamericana? Soprattutto a casi di bambini, di giovani, viventi in condizioni molto diverse rispetto a quelle in cui viviamo noi, perché o caratterizzati da povertà estreme oppure da situazioni di conflitto civile interno. Sono quindi giovani che vanno a finire in riformatorio, che vanno a finire in manicomio psichiatrico, che vengono trattati come dei devianti da parte delle autorità pubbliche. La Corte Interamericana dei diritti dell'uomo ha condannato sistematicamente gli stati americani convenuti in giudizio per i maltrattamenti che questi giovani subivano, ancorché questi maltrattamenti non si fossero tradotti in vere e proprie forme né di tortura né di trattamenti disumani e degradanti, ma in casi in cui, nonostante questo, questi maltrattamenti genericamente definibili come tali si traducevano in una compressione delle possibilità di sviluppo della libera individualità di questi soggetti, sia pure all'interno di questi contesti. Che cosa significa? Significa tizio a cui viene impedito di lavorare con i gessetti o di costruire piccoli impianti in legno o elettrici all'interno di condizioni carcerarie. Di questo si tratta. Ora, perché dite, ma allora questa è una giurisprudenza interessante, in grande espansione, da che cosa nasce invece il mio scoramento? Dal fatto che se andiamo a vedere la massa critica, il peso della giurisprudenza, della prassi, quindi non solo la giurisprudenza ma anche, per così dire, la produzione normativa, e poi gli atti internazionali, trattati, dichiarazioni eccetera, e li consideriamo nel loro complesso, notiamo che oggi, mentre è possibile dire che ci sia un principio di carattere generale nel senso della prima concettualizzazione della nozione di dignità, cioè di dignità intesa come minimum standard di trattamento del singolo rispetto al potere pubblico, non così è possibile per la seconda categoria che mi è parso di poter concettualizzare. Cioè c'è un, non solo,
ma nella prima categoria, attenzione, neanche rientrano alcune delle ipotesi cui faceva riferimento Guido, che trovano, tra parentesi, come lui ci ha detto, delle conferme, diciamo, nelle acquisizioni più recenti, non della scienza intesa come diciamo dogma, ma di alcune delle esperienze scientifiche di cui il sapere scientifico si compone. Pensate per esempio a un neurofisiologo come Damasio, no? Che da 30 anni riflette sul rapporto tra emozioni e coscienza. Da ultimo ha scritto un libro, io ancora non l'ho letto, ma di cui ho letto una recensione, non è stato tradotto in italiano, su emozione e conoscenza, no? Che è esattamente quello che ci diceva lui, cioè nel momento in cui tu quando parlava di incidenza del potere pubblico sulla parola, incidenza del potere pubblico sulla parola significa incidenza del potere pubblico sull'emozione che genera la parola, no? Bene, questa giurisprudenza, quella per la quale si può dire che c'è un principio generale, non comprende affatto questo, naturalmente, perché si riferisce ad un'antropologia monca, sicuramente importante, voglio dire, non è che la scoperta della relatività ristretta annulla la legge della gravità dei corpi, ma la legge della gravità dei corpi è un tassello, ci sono poi dimensioni e complesse. La parola complessità è una parola chiara, anche se se ne fa un abuso terribile, bisogna dire, e a sproposito nella discussione. Ripeto, questa nozione di dignità trova un suo precipitato giuridico rilevante nella sua prima concettualizzazione, non lo trova invece nella seconda concettualizzazione. Questo per dirvi qual è stata la mia esperienza di disillusione, se volete anche il fatto, per quanto possa interessare questo uditorio, che in buona parte io a distanza di 5 anni con un testo di 100 pagine in francese ancora non sono andato a pubblicare. Detto questo, c'è però una riflessione che vorrei fare, che è questa: è possibile istituire un collegamento, un nesso tra le due concettualizzazioni della parola dignità umana che io ho cercato di isolare come una specie di entomologo? E se sì, in che cosa? E soprattutto se sì, dove e in che cosa in questo particolare momento storico, nell'ICCTV? Cioè, dov'è che l'esigenza dello sviluppo libero della personalità può portare a un confronto, una confrontazione diretta, il francesismo, con il potere pubblico? Vedete, c'è, seguendo questa traccia e parlandone anche con Guido Gabelli, che per la verità mi ha anticipato con l'intelligenza fulminante che gli è proprio, perché lui riesce a trovare soluzioni giuridiche, pur non essendo un giurista, gli vengono naturalmente fuori questi successi chat che ricomprende il sottoscritto e molti altri considerati in modo diffamatorio, attenzione, in modo diffamatorio Novartis. E diffamatorio perché? Perché questo è un insulto, questo nel momento storico corrente è un insulto, quindi è diffamatorio. Io ogni volta che parlo proprio diffido chiunque in commenti e cose, perché lo querelo, mi pigli i soldi e finanzio quella che per lui è una cena Novartis. Come dire, cornuto e manziato. Io sono personalmente rivaccinato, sia chiaro, cioè, con lo scetticismo proprio di chi, diciamo, si muove in questo frangente storico, mentre sono profondamente contrario al Green Pass per ragioni che poi magari possiamo affrontare, ma che sono molto semplici. Bene, dove sta il punto possibile di collegamento? Nella dimensione cosiddetta della resistenza. Dov'è che lo sviluppo della libera individualità, intesa, attenzione, non in modo atomistico e riduzionistico, ma come dimensione di soggetto inserito all'interno di un contesto sociale consapevole di
di quel contesto è capace di agire al suo interno per determinare. Nella dimensione della resistenza. Che cos'è la resistenza? La resistenza è un istituto della tradizione costituzionalistica europea che trova una codificazione, quindi dei precipitati giuridici scritti in alcuni testi costituzionali del secondo dopoguerra. E anche qui perché lo trova? E non è un caso che lo trovi insieme alla dignità. Perché è chiaro, perché è portato questo della, come dire, eccesso, per essere moderati, della azione del potere pubblico statale che ha caratterizzato il totalitarismo, in cui chiaramente l'individuo viene inglobato all'interno di questa dimensione in cui tutto è stato, tutto è comunità. E dove lo troviamo la dimensione della resistenza? La troviamo codificata per esempio nell'articolo 20 della Costituzione tedesca. Lo troviamo nella forse 68, scusate, qui c'è un numero di diversi, comunque è molto facilmente verificabile, nell'articolo 20 della Costituzione francese del 1946. Qual è il nucleo concettuale di questa dimensione della resistenza? Il nucleo concettuale è questo. La resistenza è concepita come un diritto individuale o collettivo che ha come ratio quella di reagire in vario modo a condotte antigiuridiche del potere costituito, solo quando, attenzione, ogni altro mezzo, ogni altro antidoto rispetto a quello che viene percepito come abuso è esaurito. Attenzione, non si tratta di un abuso qualsiasi, deve essere un abuso che nel suo complesso è in grado di mettere in discussione l'ordinamento costituzionale. Chiaro? In uno dei suoi cardini fondamentali. E non si tratta di qualcosa che possa essere confuso con, perlomeno concettualmente, con la rivoluzione. Perché? Perché mentre la rivoluzione è volta al sovvertimento dell'ordine esistente, dello stato presente delle cose in funzione della costruzione di altro, il diritto di resistenza è un diritto che si esercita quando ve ne siano i presupposti in funzione di conservazione dell'assetto costituzionale esistente ed in particolare di quegli elementi dell'ordine costituzionale che si assumono come violati all'interno naturalmente di un conflitto. Perché non ritroviamo questa dimensione nella Costituzione italiana? Questa dimensione, e che cosa significa il fatto che non ce la ritroviamo? Penso che il nesso col discorso sulla dignità, inteso come libero sviluppo della persona, inserito all'interno di formazione sociale, sia chiaro. D'accordo? Non ce la ritroviamo per un paradosso, perché all'interno del dibattito alla Costituente, il pensiero cattolico su questo non riuscì a prevalere. Perché l'idea del diritto di resistenza era cara al pensiero cattolico? Io ho insegnato all'Università Cattolica, ma da non cattolico, quindi non sto, diciamo, di, però qui si tratta di fatti. Il punto è che per il pensiero cattolico, giuridico e politico, che era incarnato in costituente da persone della stanza di Dossetti, di Mortati, e questa è una cosa che io sinceramente non immaginavo, però Mortati era cattolico, e Rossi, assumevano come esistenti al di sopra dell'ordine costituzionale dato, deposto nelle norme positive scritte nella Costituzione, dei principi. Avevano cioè, tanto per dirla, per mettere da lì chiaramente, una impostazione di carattere giusnaturalistico che ancora oggi è un'impostazione giuridico-politica della Chiesa. E però fu proprio Mortati
che da cattolico critico e da persona evidentemente strapiena di novelli disse nel dibattito relativo all'Assemblea Costituente, disse: guardate, ma no, non lo possiamo fare. Il testo era stato predisposto e quello di Dossetti era ancora più, diciamo, forte, più incisivo di quello che doveva costituire il nucleo testuale dell'articolo 50, questo era nel progetto di Costituzione. Perché no? Perché questa è una dimensione fattuale extragiuridica, dice Mortati. Poi se ne pentì, e dopo se ne pentì. Qualche anno dopo se ne pentì. E in quanto dimensione fattuale extragiuridica, ancorché diversa dalla dimensione del potere costituente inteso come potere rivoluzionario, di sovversione dell'ordine costituito, va mantenuta al di fuori del testo costituzionale. Chiaro? Il testo costituzionale è detto positivo, ci mettiamo dentro una dimensione, una circostanza, un diritto che in realtà si svolge, è destinato a svolgersi sul piano del fatto, è una contraddizione. Ecco, questo è un tema su cui vale la pena di riflettere, cioè quanto, per così dire, la dignità intesa nel senso del libero sviluppo della nostra soggettività all'interno di un consesso, di una comunità, possa in certe situazioni, e solo in certe situazioni, e solo quando tutte le strade possibili sono state battute, alternative, dar luogo all'esercizio di un diritto di resistenza. Oggi i più ritengono che questa dimensione, ancorché assente testualmente dalla Costituzione italiana, sia in qualche modo ad essa riconducibile. Come? L'articolo 1 della Costituzione. L'articolo 1 della Costituzione parla di sovranità popolare, ma parla anche di fondazione della Repubblica sul lavoro. Chiaro? E allora se la fondazione della Repubblica è sul lavoro, attenzione, è chiaro che ai lavoratori spetta, in una dimensione che viene definita di ferialità, cioè di, come dire, attività laboriosa collettiva, ciò che contraddistingue, che qualifica la posizione del lavoratore all'interno della comunità statale, spetta che cosa? Considerare tutti i possibili modi attraverso i quali la propria posizione singolare o collettiva possa dispiegarsi a prescindere dai canali, come dire, istituzionali classici, e cioè il Parlamento. Il che non significa, per carità di Dio, impugnare la pistola o cose di questo genere, significa utilizzare tutte le fonti, questa per esempio ne è una, che abbiamo a disposizione per partecipare, per influenzare il governo della comunità. Tutte, dalla prima all'ultima. Questo, ecco, secondo me, si ricollega strettamente alla dignità intesa come sviluppo della personalità del soggetto, non però visto a prescindere dalla dimensione relazionale, che, come ci dice Levinas, dal primo momento qualifica la dignità. Che cos'è il volto dell'altro se non l'allusione a una dimensione relazionale della dignità? Che è molto diversa, guardate, è molto diversa dall'idea della dignità intesa contrattualisticamente come autodeterminazione dell'individuo, così come per esempio in Italia è stata intesa dalla tradizione liberale che si è depositata nella testimonianza radicale del Partito Radicale. Chiaro? È una cosa molto diversa. Ecco, secondo me oggi, in questo momento storico, riflettere collettivamente sulla dignità come dimensione che può esprimersi all'interno di un consesso, e quindi nella sua dimensione relazionale, anche
nella dimensione della resistenza, ove di questa ci siano i presupposti, e indagare quali siano le forme di resistenza, tutte fino all'ultimo, violente, si possano immaginare, è direi un dovere, ciò che qualifica l'esercizio della dignità in un senso, diciamo, lontano, cioè in un senso aristocratico, se volete, cioè di conquista, di riconquista della propria dignità, che è qualcosa che pure c'è nella storia della dignità, del concetto, della nozione di dignità umana e anche dell'esperienza storica della dignità umana. Dignità era, si dice, un concetto aristocratico. Sono filosofi del diritto molto importanti che sostengono che in realtà quello che si è verificato, probabilmente forzando il dato anche storico, con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e anche con la Carta delle Nazioni Unite, è una democratizzazione di una dimensione che in realtà è aristocratica, perché la dignità è associata al fatto di fare qualcosa di notevole e tende a confondersi col concetto di onore. Ecco, io direi che un recupero della propria dignità in questo senso, anche in questo senso, democraticamente per tutti, passa per considerare la dignità oggi anche in questa dimensione, come forma di testimonianza del proprio impegno fino alle estreme conseguenze, in modo pacato, non violento, ragionato e implacabile. Proprio alla luce di quest'ultima cosa che lei ha detto, le volevo chiedere se, visto che appunto la dignità umana è una sostanzialmente va sviluppata anche alla luce di un discorso che stava facendo prima sulle neuroscienze, che secondo me ci azzecca, ci calza a pennello, va sviluppata sul piano interiore e quindi è impossibile che vi sia un'eguaglianza delle dignità se non avviene un percorso interiore, se non siano proprio le democrazie e quindi le mentalità egualitariste la causa radice dei sistemi totalitari, nei quali a un certo punto la libertà umana non si sviluppa più perché appunto il clima di egualitarismo genera un mostro burocratico che ha preso varie forme nella storia e che si impone poi sulla persona umana. Quindi se le radici del totalitarismo non siano proprio insite nell'egualitarismo moderno e se non vadano recuperate appunto quei concetti e quei principi premoderni che sono quelli che per davvero connotano la dignità umana e la libertà interiore. Grazie, allora posto che io non so rispondere bene a questa domanda perché dovrei essere un filosofo della politica, però vorrei dire questo: quello che la domanda che lei pone implica che noi stipuliamo che cosa intendiamo per democrazia. Ora, il motivo egualitaristico è un motivo, appunto, ma uno dei tratti, diciamo, della democrazia dei moderni è il pluralismo, e il pluralismo implica il rispetto delle diversità. Esatto, e questo è il punto, perciò dico, scusi, quello no. È democrazia, spiego, quindi su questo mi dovremmo riflettere, non è dittatura, non è totalità, è la finanza che in maniera terroristica si sta esprimendo nei modi e nelle forme che riviene, così è settimana e non viene più la parola aristotelicamente parlando. Allora, grazie. Quello che è questo è l'esempio, io non la penso esattamente così, anche se ritengo che ci siano delle cose giuste, è quello che connota, secondo me, l'esperienza democratica che per esempio trova un suo deposito nella Costituzione italiana è il pluralismo. È la capacità che una compagine statale e una società contenga una pluralità di posizioni, senza demonizzarne una piuttosto che l'altro, questo è il punto. E può essere che sia vero quello che dice lei, io sicuramente, però l'egualitarismo è una vena, non si identifica neanche in astratto con la democrazia, perciò
diciamo, non ritengo che sia giusto quello che lei dice, perché se fosse vero quello che lei dice, dovremmo pensare che la democrazia è tutto egualitarismo, e poi che tipo di egualitarismo? Sicuramente non è sul piano economico, per esempio. Chiaro? Quello che lei dice trova, io credo, una qualche forma, diciamo, di conferma in Ortega y Gasset, probabilmente, però non so quanto questo tipo di analisi ha trovato una conferma storica, né mia competenza, francamente, diciamo. Prego. Volevo sottolineare, probabilmente è chiaro a tutti, ma volevo sottolineare una cosa sul concetto di democrazia. La democrazia non è quel luogo dove, quel modo politico in cui è la maggioranza che decide, perché questo avviene ovviamente in qualunque contesto sociale, è sempre la maggioranza che decide. La democrazia è tale quando rispetta la minoranza che non la pensa nella stessa maniera, quella è l'unica cosa che qualifica la democrazia, altrimenti è ovvio che un sistema di dittatura è ovvio che fa vincere anche una minoranza, ma anche una maggioranza. Quindi volevo sottolineare a tutti che non dobbiamo dimenticare che la democrazia è tale se rispetta le minoranze, quindi il modo di pensare diverso della minoranza, altrimenti è un normale stato di contrattualizzazione fra una maggioranza e una minoranza. Questo volevo sottolineare, sarà concesso, grazie. E in realtà ci sono molti che hanno detto che invece questa contrattualizzazione a cui lei fa riferimento è una delle epifanie della democrazia. Vedete come questo concetto è. Però io non mi voglio sottrarre al confronto con le cose che vengono qui. Allora vorrei dire due cose. Io ritengo che uno dei presupposti per cui una società possa dirsi, diciamo, sia pure processualmente democratica, è quella che il potere pubblico dica le cose come stanno. Questo non è una cosa banale, no? Mi spiego subito. Green Pass. Green Pass è un dispositivo che ha un livello di coercitività, cioè un livello di afflittività che è superiore a quello di un obbligo vaccinale. Questo non lo dice io, non lo dico io, lo dice il governo. Una delle obiezioni che si levano nei confronti della possibilità, dell'ipotesi dell'obbligo vaccinale, è questo: come si fa a controllare l'adempimento dell'obbligo vaccinale? La risposta sta, e dice molto meglio il Green Pass, che incide sulla libertà dei singoli in un modo che è soft per chi lo somministra, non per chi lo subisce. Secondo punto, la democrazia è tale se il dibattito pubblico si fonda su dati che non siano alterati e soprattutto su dati, attenzione, e se sui dati è dato, scusatemi il gioco di parole, svolgere una libera discussione che non è naturalmente quella che si articola, diciamo, nella dimensione spettacolare della televisione, e bisogna dirlo, la dimensione più o meno spettacolare dei social. È chiaro? Questi sono i due, diciamo, vulnera gravi, molto gravi, che secondo me affliggono questo momento storico. Naturalmente il primo, quello del Green Pass, porta anche, diciamo, dei dubbi di carattere non solo giuridico ma anche politico. Perché? Perché se non altro dal punto di vista politico e sociale, la frantumazione, la conflittualità tra gruppi di cittadini che compongono la stessa comunità che nasce da questo provvedimento è molto grave. E soprattutto non è destinata, come tutti noi sappiamo, a finire con l'estinzione di questa persona. Forse è anche un bene, nel senso che da questo punto di vista, diciamo,
per una sorta di eterogenesi dei fini, da un male viene un bene, cioè una presa di coscienza e il trasferimento, diciamo, della conflittualità e di questa presa di coscienza dal Vipass, che è un'epifania, un sintomo, ad altri, possono essere quelli che ha detto lui, possiamo dirlo in un modo diverso, ma ad altri, alle cause, per così dire, di tutto questo, no? E lo stesso vale, guardate, e cioè il trucco dei dati, che si riferisce a un elemento, diciamo, di fondamentale importanza, questo sì, di qualsiasi democrazia, cioè la circolazione delle informazioni, perché è su questo che si determina la possibilità di un dibattito, che è il presupposto di qualsiasi, che riguarda la transizione ambientale. Il problema grosso della transizione, di cui si parla e non si parla solo, cioè, in termini colpevolizzanti da parte dell'attuale ministro per la transizione ecologica, è i costi e chi debba sostenere i costi, in che misura e perché. Questo è un altro dibattito drogato, inesistente o drogato nei suoi presupposti. Chiaro? Qui su questo piano, secondo me, ci sono dei vulnera veramente seri, veramente molto seri, e che sono sotto gli occhi di tutti. Cioè, se noi non dibattiamo su dati reali, di che cosa dibattiamo? Di niente. E di che democrazia stiamo parlando? Ecco, su questo io mi sentirei di essere d'accordo. La persona che poi scompare, che parlava, diciamo, di più che sulla questione del egalitarismo, eccetera, che pure è una questione problematica, ma che è una vera. Non so se qualcuno vuole ancora. Prego. Io innanzitutto vorrei ringraziare il professore per questa bellissima lezione e vorrei fare questa domanda. Lei potrebbe valutare il Green Pass, quello che esiste oggi in Italia, anche come uno strumento di pressione politica nei confronti degli altri stati? Mi riferisco al fatto che non tutti i vaccini che esistono nel mondo sono riconosciuti in Europa e soprattutto in Italia, e quindi si crea la diseguaglianza anche tra chi si è vaccinato con un vaccino buono e quello cattivo. Come potrebbe valutare, diciamo, un Green Pass da questo punto di vista? Ho capito, perché se si impone un Green Pass con un vaccino di quarto ordine è cosa diversa che imporlo con un vaccino... No, allora non ho capito. Se ho capito bene, dice lei, non è che imporre il Green Pass è un modo, diciamo, condizionato a un certo vaccino, è un modo per fare pressione su altri stati perché impongono lo stesso vaccino. Questo che volevo dire. Allora, io mi riferisco alla situazione con San Marino, che ha usato il vaccino russo che non è stato riconosciuto in Italia, e quindi in questo momento San Marino si trova sotto la pressione da parte del governo italiano. Mi riferisco anche ai vaccini cubani, cinesi, questo volevo dire. Non ci avevo pensato, devo dire la verità. Cioè, se il Green Pass sia uno strumento per esportare, lo sarà nel... Sì, secondo me obiettivamente lo è. Perché nel momento in cui noi risentiamo le quarantene e nel momento in cui chi viene da paesi che adottano vaccini, diciamo, cosiddetti cattivi, saranno quelli più colpiti da queste misure, mi pare che oggettivamente sia come dice lei. Ma della contraddizione che ha vissuto ancora qui. Sì, ma vedete, questa cosa che lei mette in evidenza, diciamo in una dimensione per così dire micro, c'ha una portata macro molto evidente, e cioè nel fatto che oggi, ne parleremo domani in un webinar dedicato agli squilibri nella pandemia,
tanti squilibri c'è anche questo, oggi noi siamo in una situazione per la quale, nel mentre queste politiche oggettivamente possono spingere, perché poi tra l'altro c'è anche un problema di relativa ricchezza, relativa povertà, alcuni stati in quella direzione, ma più che spingere in quella direzione, secondo me tenderà nel tempo, se questa situazione si manterrà, all'isolamento di certi stati, no? Cioè ci saranno alcuni in cui i cittadini in qualche modo non avranno la libertà di circolazione limitata rispetto a quella nostra, diciamo, perlomeno nel flusso verso paesi come l'Italia. Ma al di là di questo, quello che secondo me è sconcertante, che passa sotto silenzio, ancorché questi i dati invece siano, come dire, disponibili, è il rapporto tra vaccinazione nel nord del mondo e vaccinazione nel sud del mondo. E quello che sta succedendo nei fori internazionali competenti a questo riguardo. Chiaro? Questo è il punto vero. Perché? Perché su questa cosa c'è, come dire, una menzogna enorme. La menzogna qual è? È quella che in condizioni di questo genere si possa mai raggiungere l'immunità di gregge, che è la menzogna che ha costituito oggetto di un capitolo delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio italiano, immagine al G20, il quale Presidente del Consiglio ha detto: noi contiamo di vaccinare il 70% della popolazione entro il 2023. Come si possa realizzare questo? Essendo stato vaccinato con la prima dose, la percentuale, diciamo, credo di un 30-40% di cittadini del sud, con la seconda del 2-3%, al 2023, con vaccini, tra virgolette, buoni e non con vaccini considerati scadenti, è una cosa incomprensibile. A questa prima contraddizione se ne aggiunge un'altra, che è la seguente. Non so se avete letto un interessante articolo di Francesca De Benedetti su Domani, di qualche giorno fa, diffuso su Facebook, da questo punto di vista benevento, da Ugo Pagano, collega di Salvo Lacunto, che qui è presente oggi, che è un notevole economista oramai, non a caso, secondo me, in pensione come Natalino Inti, perché è più lucido degli altri, che riguarda questa questione dei vaccini. Allora, a quanto pare, a quanto risulta da questi articoli di Francesca De Benedetti, le grandi case farmaceutiche stanno per, come dire, proporre ai governi di passare da una fase giudicata emergenziale del svolgersi di questa pandemia a una fase definibile come endemica. Endemizzazione quali effetti produce sul piano della distribuzione dei vaccini? Produce l'affidamento al libero mercato dei prezzi. Il che, secondo i calcoli fatti da Pagani e dalla De Benedetti, potrebbero implicare che la famosa terza dose di vaccino, naturalmente non per noi, per i poveracci che verranno dopo, per chi probabilmente se la farà, vada a costare fino a oltre i $100, 175. Va lei. Allora, come si possa pensare che in queste condizioni, a meno che noi non doniamo ipso facto, diciamo, le dosi di vaccino che servono, no? Ai paesi del sud del mondo, che peraltro hanno un'incidenza, guarda caso, inferiore rispetto a quello che abbiamo noi, questo è tutto un fenomeno da studiare e da approfondire, mi è ignoto. Non solo, ma c'è un'altra contraddizione che questa circostanza evidenzia. Se entriamo in una fase che è definita dagli stessi agenti, per così dire, quelli che incarnano il sapere scientifico nella sua precipitazione tecnica, come fase di endemizzazione, su quali basi sanitarie si può continuare a pensare di mantenere l'emergenza nelle società nazionali? Chiaro? Allora, è endemizzazione o non lo è? Dobbiamo pagare o devono pagare il vaccino più di quanto costi oggi tutti o solo quelli del terzo mondo o no?
E se è endemizzazione, allora che senso ha che siamo ancora in una fase di emergenza? È chiaro, queste sono le questioni, secondo me, vere che si stanno aprendo in questo momento.